Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marta e oggi sono qui con indosso le mie non ultime ma quasi diciamo orecchie acquistate e intorno a me ce ne sono tantissime altre proprio perché andremo a vedere insieme la mia collezione di orecchie Disney. Allora, piccola premessa, io non sono mai ancora nata a Disneyland, purtroppo se non quando avevo 2 anni, quindi ovviamente non ho un paio di orecchie dei tempi. Non so neanche se tra l'altro magari esistessero già, perché il parco era aperto tipo da 4 anni, era veramente recente come cosa, vabbè. Quindi non sono mai nata a Disneyland, quindi non ho potuto mai sfoggiarle a Disneyland o comprarle direttamente a Disneyland, quindi tutte quelle che io acquisto sono o del marchio Loungefly, dal sito proprio Loungefly Europe, Funko Europe, o dallo shop Disney, o alcune le ho prese in negozio perché anche in negozio le vendiamo, o almeno diciamo su prenotazione, oppure quelle proprio originali shop Disney, diciamo, quindi dallo shop Disney. E le colleziono da veramente poco in realtà, perché adesso che ci penso non è neanche un anno, perché le prime mi sono state regalate o le ho comprate io le prime. Adesso, oddio, devo capire qual è la prima innanzitutto. Forse la prima l'ho comprata io in negozio e poi è stato un susseguirsi. Comunque ho iniziato a giugno, mi sembra. Quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Sono 7 mesi che colleziono e sono già a quota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tonde tonde, cioè direi perfetto per girare questo video, sono proprio giuste giuste. Ecco, mia collezione aggiornata di 20 paia di orecchie Disney. E vabbè, niente, io direi di iniziare perché sennò non finiamo più. Questo è come vi dicevo, non l'ultimo paio perché ce ne sono altri due che adesso vi mostro, ma uno dei penultimi. E è questo qui della collezione Icy Winter, dove mi ricordo vi dico anche le collezioni. Ovviamente colleziono veramente da poco, quindi non me li ricordo proprio tutte, non le conosco tutte, però piano piano aumenteremo la collezione e imparerò a riconoscere tutto, ve lo prometto. Le ultime due, vi dico le ultime due perché sono arrivate assieme, me le hanno consegnate giusto ieri, le ho ordinate dal Funko Europe con i saldi e sono questa qui con Minnie Topolino in versione pupazzo di neve, che sono stupende. Ho già tolto il cartellino di queste e sono Loungefly, ecco. Non ve l'avevo specificato, però prendendo dal Funko Europe sono Loungefly, perché ieri sera le ho tenute in casa, mi piacevano troppo, le ho tenute un po' su. E quest'altro paio, cioè in realtà anche questo mi piace un sacco, però dai, cioè stupendi. Stupendi, anche lui ovviamente Loungefly, sul bordo, sul lato hanno sempre ricamato il logo Disney e il logo Loungefly. E questo paio è così con Topolino Gingerbread e questo fioccone laccato con i candy cane. Cioè è qualcosa di stupendo, è veramente meraviglioso. Ah, come prezzi, non sto a dirvi i prezzi perché non ricordo esattamente quanto ho pagato ogni singolo paio di orecchie. Bene o male vanno tutte dai 30 ai 35 euro. Non tutte, ma la maggior parte le ho pagate in sconto. Adesso poi magari man mano vi dico queste, forse a prezzo pieno. Le due di Natale a 18 euro perché sono in sconto. Poi una delle ultime è sempre questo paio qua di Sally, di Nightmare Before Christmas. Questo è dello shop Disney e ha tutto questo fioccone fatto di bigliette trasparenti e ovviamente è proprio come il vestito di Sally, è stupendo, anche questo in teoria veniva a 30 ma mi sa che l'avevo pagato con lo sconto, c'era il 3x2 se non ricordo male, quindi questo l'ho pagato qualcosina meno. Magari finiamo con quelli di Natale a questo punto, così vi faccio vedere tutte queste qua natalizie. Questa è, no, sempre Disney, non è Loungefly. Con i topolino così tipo a dolcetto e tutto stile candy cane il cerchietto. E quest'altra che ho indossato tantissimo in negozio durante il periodo, Candy Cane Cutie c'è scritto sul lato. Questa è sempre shop Disney, tutta pagliettosa. Così sempre tipo dolcetti, tipo lecca lecca e questo fioccone verde. A questo punto concludiamo ancora di più, vi faccio vedere questa di Halloween, sempre shop Disney, questa che era scontata forse alla chiusura del negozio, a settembre l'ho presa, quando hanno chiuso tutti gli shop Disney, e questa praticamente, scusate se la mia voce va e viene, ma
No, mi sa che qua non ve l'ho detto, sia io che il mio ragazzo siamo stati positivi Covid, io devo fare domani il tampone per vedere se mi sono negativizzata, non ho più sintomi da un po', però rimane questa voce un po' nasale, un po' rauca, per un po', quindi niente, me la devo tenere, scusate purtroppo. Comunque sul lato c'è scritto Haunted, ha questi bei orecchioni così scozzesi e questo fiocco di paillette arancioni. È stupendo, anche questo l'ho usato. Ecco, quando vedete ancora il cartellino è perché non li ho ancora usate, perché cioè sono anche tante. Bisogna avere anche le occasioni per poterle indossare e non ho tutte queste occasioni. Allora, intanto man mano comunque le rimetto a posto così non perdo i posti. E a questo punto, ancora sempre a tema Halloween, abbiamo Nightmare Before Christmas, queste qua, Loungefly, che queste qua me le aveva recuperate Gloria. Perché era andata al Disney Store di Orio di Bergamo prima che chiudesse e le aveva trovate a metà prezzo, quindi le aveva pagate 17,50 mi sembra, perché quelle Loungefly vengono 15, 35 alla Disney. Cioè sono stupende, a parte che sono tutte completamente tipo così laccate, olografiche. E poi hanno questa specie di fiocco che sembra tipo un pipistrello, però tutta olografica cangiante. Anche queste le ho usate ad Halloween e sono qualcosa di spettacolare secondo me. A questo punto cosa facciamo? Da che parte andiamo? Rimanendo a tema caramelle, visto che vi ho fatto vedere quelle di Natale, ci sono queste qui. È proprio una linea candy, così sempre dello shop Disney, come potete vedere dai cartellini. Ha questo fiocchettone a caramella e i due mega lecca lecca. Queste tra l'altro sul sito non rendevano granché, però ho detto no, sono troppo carine, belle colorate, le voglio assolutamente, le ho prese e dal vivo sono ancora più belle, anche perché tutta questa parte qua è in plastica, cioè è veramente pazzesca, mi piace tantissimo. Queste sono forse fra le mie preferite, devo ancora indossarle, però sono stupende. Una cosa che mi manca è un paio di San Valentino. Chissà se lo mettono a breve sul sito perché mi serve un paio per San Valentino. Cioè, scusate, io San Valentino cosa indosso se no? Allora, finiamo questa parte di qua e poi passiamo a queste. Vi faccio vedere un paio che non è né Disney né Loungefly in realtà. Questo qua l'ho vinto a un giveaway. E c'è questa ragazza che si chiama Aineli Shop, il negozio, che li fa lei a mano. Tra l'altro devo comprargliene altri assolutamente perché io impazzisco per i suoi cerchietti. Questo l'ho vinto al giveaway così con gli alieni dietro Pizza Planet. Cioè è fatto troppo bene questo cerchietto, è veramente troppo brava. Guardate la cura nei dettagli, cioè sono veramente fatti troppo bene e alla fine costano bene o male come quelli della Disney e del Loungefly, perché se non ricordo male vengono sui 36, 30, 36, 40 euro, adesso non ricordo esattamente. Comunque sì, devo assolutamente comprarne qualcuna da lei perché sono meravigliose. Andiamo avanti con quelle Loungefly, vi faccio vedere tutte le Loungefly, poi rimangono tutte quelle shop Disney. C'è questa qui della linea di Minnie Floreale, hanno fatto anche lo zainetto e il portafogli fatto così. E la cosa bella di queste orecchie, vabbè, a parte questo fioccone nei copelle rosa che è stupendo, è veramente bellissimo, ma poi ha le orecchie tutte completamente con i fiorellini ricamati, cioè tutti questi fiorellini sono ricamati, sono stupendi, cioè la qualità anche qua è veramente alta. Poi sempre Loungefly, sempre dolcetto, abbiamo queste qua che sono tipo waffle secondo me, perché qua è tutto un po' tipo waffle, ovviamente anche qua sempre logo Disney, logo Loungefly, fiocchetto con tutti tipo le codettine di cioccolato, di zucchero, ovviamente qua la ciliegina a forma di topolino e le orecchie che sono tipo il gelato con il topping. E questa che mi sa che è stata il mio primo paio di orecchie, o forse il primo, è stato quello che ho vinto col giveaway, perché continuavo a dire no, non inizio le orecchie, se le inizio è la fine. E ho vinto il giveaway e poi da lì ho iniziato forse. Adesso ho veramente questo vuoto, devo
cercare di capire perché non è normale che io non mi ricordi queste cose, questi dettagli così importanti. Comunque, queste sono state le prime lounge fly che ho comprato, su questo proprio non ci piove, sono sicura al 100%, e sono queste qua di Topolino Fantasia, oddio non so mai neanche come si pronuncia, comunque sono bellissime, Topolino Apprendista Stregone, con le stelle, il cordone tutto intorno al fiocco e il cappellino dell'apprendista stregone. Sono troppo troppo carine, io le adoro. E con questo primo espositore, io ecco ce li ho così organizzati, ve lo faccio vedere se riesco a non farlo cadere, in questi espositori così per cerchietti. Vi lascio comunque qui sotto il link perché li trovate tranquillamente su Amazon. Io li avevo comprati da AliExpress ma sono andata a vedere l'altra sera e quello di AliExpress è sparito, non lo vende più. Tra l'altro proprio in generale su AliExpress non li ho più trovati, se non tipo con delle spedizioni costosissime, quindi a questo punto vi conviene direttamente Amazon. E di qua andiamo in ordine, abbiamo questo qui che mi è stato regalato dalla mia amica Stefania e da sua mamma Sandra, che adoro, vabbè. È qualcosa di stupendo questo paio di orecchie. Lo volevo prendere in realtà quando siamo andati a Milano, perché avevo visto che c'era in uno dei negozi che stavano per chiudere, quindi era pure in sconto, però quando sono arrivata era già finito. Questo qua è quello praticamente dedicato alle principesse, proprio così, con la coroncina tutta tipo oro rosa con i cristalli e queste orecchie così pagliettose, cioè ci sono tante pagliette tutto ciò che luccica a Marta piace. Poi quest'altro paio, anche lui è qualcosa di meraviglioso, così ecco lo vedete meglio. Questo l'ho pagato 15 euro, l'ho trovato in saldo nello shop Disney, allo shop Disney. E vabbè, ha queste orecchie molto semplici rosa con questo filo, questo cordoncino di paillette, e ovviamente il fiocco è tutto completamente paillettoso. Questo non mi ricordo se l'ho comprato io, se mi è stato regalato, o forse l'ho preso sempre a 15 euro in saldo. Oddio, ho un vuoto su questo, sinceramente. È in questo azzurrino leggero leggero che mi fa impazzire, è un colore che adoro. Tra l'altro dovrei anche metterlo perché effettivamente mi starebbe anche tanto bene, devo indossarlo. Mi fa impazzire il fiocco, perché il fiocco è comunque una base azzurra, però è super super cangiante, così con queste pagliettine cangianti è un rosa azzurro, mi piace veramente tantissimo. Quest'altro sono sicura invece al 100% che è un regalo, e infatti sempre il regalo di Sandra e Stefania assieme a quello con la coroncina, ed è questo qua, ops, tutto storto, aspettate che lo raddrizzo, c'ha un orecchio un po' stortino, ha questo fiocco che è qualcosa di spaziale, è fatto tutto così plissettato, arcobaleno, ma la cosa che io amo alla follia sono le orecchie tempestate di questi cristalli tutti colorati, che purtroppo non rendono bene come dal vivo, cioè in video e in foto non rendono così bene. Cioè questo secondo me è un capolavoro, è stupendo questo paio di orecchie, mi piace veramente tantissimo. Ultimi tre paia che sono secondo me quelli un po' più elaborati, infatti sono comunque questi fra i miei preferiti, mi piacciono tutti, ho capito, sì, ho detto sono fra i miei preferiti fra tutti. E allora abbiamo lui, quello di Ariel della Sirenetta, che ha queste paillettone gigantesche che vanno un po' a riprendere le squame, diciamo, della sirena, e questo fiocco che è come le coppe, diciamo, di Ariel. È qualcosa di assolutamente stupendo, e questo l'ho indossato quando siamo andati a Milano, quindi questo sì, l'avevo già comprato, uno dei primi che ho comprato l'avevo indossato a Milano quando siamo andati a vedere la mostra al MUDEC, quella sulla Disney, con anche il mio amico Mumu. Penultimo paio, aspettate che sta, ok, stava saltando su tutto, un casino, non vi dico. Questo l'ho, c'è la storia dietro questa, è divertente, perché quando siamo andati a Milano c'era il Disney Store di Arese in chiusura e quindi lì c'erano gli sconti. Il fatto è stato che il primo giorno, vabbè il primo giorno siamo arrivati, il giorno dopo ho detto Andrea andiamo subito perché se ci sono gli sconti non troviamo niente, poi anche da Primark volevo andare, quindi abbiamo la mattinata libera, andiamo. Arriviamo ed era chiuso, proprio quel giorno lì non si sa per quale motivo era chiuso, e niente, quindi non ho
ho potuto comprare niente. Io, tra l'altro, stavo malissimo, ero delusissima perché volevo fare un giro, perché è stato uno dei Disney Store in cui ho comprato di più, diciamo, perché era quello più comodo per me da raggiungere. E niente, quindi vabbè, io delusissima. Il giorno, no, 2 giorni dopo, mi sa, siamo andati a Milano. E quindi, ovviamente, a Milano ho comprato, perché quello è stato per me il mio primo Disney Store. E ho detto ad Andrea: voglio comprare qualcosa qui, cioè voglio avere il ricordo. E quindi ho comprato il peluche di Pegaso e questo qua, questo paio di orecchie qua di Up. Però lì non c'erano gli sconti perché chiudeva tipo un mese dopo e quindi non c'era ancora nessuno sconto. Ho pagato tutto a prezzo pieno, quindi queste le ho pagate 30 e non me ne pento assolutamente, comunque, perché volevo avere comunque un ricordo, come vi dicevo, di quel Disney Store, perché per me era il primo in cui sono entrata, quindi assolutamente per me era importante. La cosa forte è che poi alla fine riusciamo a tornare ad Arese prima che chiudesse il Disney Store, perché chiudeva il giorno dopo il nostro ritorno, praticamente. Noi siamo andati il giorno prima della partenza, quindi 2 giorni prima dell'apertura, il penultimo giorno della chiusura, scusate, quindi il penultimo giorno di apertura. E niente, ve la faccio breve, c'erano queste qua scontate a 15 euro. Quando Andrea le ha viste, fa: vabbè, ma vedi, qua erano scontate. E ho detto: fa niente, non c'è nessunissimo problema, qua compriamo altro, però fa niente. Io ero comunque contenta di averle comprate a prescindere dal prezzo, perché queste mi piacevano tantissimo. Entrambi impazziamo per Up, siamo dei grandissimi amanti, e quindi queste ovviamente dovevo averle a prescindere. Hanno queste orecchie che sono tipo i palloncini, tutti i palloncini, il fioccone che ha le nuvolette e poi ovviamente la spilletta grape soda, che è quella di Russell. Stupenda. E quindi ovviamente, come vi dicevo, è uno dei miei paia preferiti, qua veramente tra dei miei preferiti. Ultimo, ma non per importanza, anche lui uno dei miei preferiti, perché amo il personaggio di Loki, quindi ovviamente non potevo non avere le orecchie di Loki, così con le corna, diciamo, del suo copricapo. Di fianco c'è scritto Mischievous, penso si pronunci così, non so sinceramente che cosa significhi, però fa niente, dettagli. Sono stupende, ci ho fatto anche una foto, la trovate sul mio Instagram. Stupendo, ho fatto il Disney Bound di Loki, mi è piaciuta tantissimo quella foto ed era piaciuta anche tanto a voi. Anche queste sempre 30 euro mi sa che vengono, le ho prese dallo shop Disney, come tutte quelle che avete visto su questo espositore. Anzi, scrivetemi qui sotto nei commenti quale Disney Bound vorreste vedere prossimamente su Instagram. Per chi non lo sapesse, il Disney Bound è tipo cosplay, nel senso che i cosplay immagino li conosciate, che è vestirsi esattamente come un personaggio. Il Disney Bound è leggermente diverso, nel senso che invece di essere esattamente come quel personaggio, ti ispiri per creare un outfit. Quindi, non so, ad esempio, Winnie the Pooh è tutto giallo con la maglietta rossa. Se metti una maglietta rossa, un pantalone giallo, la borsetta a tema Winnie the Pooh, magari le orecchie di Pooh, quello è un Disney Bound, ad esempio. Quindi è un prendere ispirazione da com'è il personaggio e copiarlo. Infatti io ho fatto il Disney Bound di Loki, ho fatto il Disney Bound di Ariel col vestito da sposa, perché mi sono messa questo vestitino bianco e una coroncina. Ah, ho fatto quello di Minù. Stupendo, anche quello di Minù, anche se Andrea non mi ha ancora dato quello zainetto, l'ho preso in prestito dal negozio per fare la foto, però non è ancora mio, però voglio farne tanti altri, quindi se avete qualche idea, se c'è qualche personaggio che volete che io replichi, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E niente, devo comprare un altro organizer perché ho finito lo spazio e ho 4 orecchie senza casa al momento. Sta anche lampeggiando la batteria, significa che scarica e si sta per spegnere, quindi a questo punto io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su. Io vi mando un bacione immenso e alla prossima con un nuovo video. Ciao!